Salve a tutti! Oggi vi mostro la sostituzione di un vetrino di protezione per smartphone. Questo è un Redmi 9C di mia moglie che fa ripetutamente cadere a terra tante volte e questo è il terzo vetrino che gli cambio. A forza di acquistare vetri di protezione su Amazon sono diventato azionista di maggioranza. Vabbè, a parte gli scherzi. Qui ho un vetrino che mi è avanzato, l'unica cosa che mi mancano le salviettine che danno dentro questi kit. Normalmente sono due, uno per pulire bene lo schermo dello smartphone e l'altro per asciugare ed evitare, almeno in pochi secondi, che si accumuli della polvere, perché basta un piccolo granello di polvere per creare quella piccola bolla che poi non si toglierà più. Ovvio che quando si accende il cellulare queste piccole bolle non si notano, però quando è spento si vedono tutte. Diciamo che questi lavori bisognerebbe farli in un ambiente sottovuoto. Esistono delle scatolette trasparenti, tipo quelle dei chimici, dei biologi, per poter sostituire perfettamente queste pellicole. Però non è questo il caso. Si riesce tranquillamente a fare un lavoro decente anche in ambito casalingo, come potete vedere dal video. Qui ora ho spruzzato un pochino di Vetril e con del cotone pulisco tutto lo schermo. In questo momento c'è ancora la custodia, quella in silicone, come potete vedere. Dopo successivamente la tolgo. L'ho fatto semplicemente per mantenere meglio lo smartphone sulla superficie, però poi per pulire meglio conviene togliere tutto. Adesso sto facendo giusto un controllo per vedere come dovrò andare a mettere la pellicola di vetro. Attenzione quando togliete la vecchia pellicola, se è un caso come il mio, quindi è tutta distrutta, perché a me è entrata una scheggia nel dito. Non avevo i guanti, ma a prescindere vi entra anche quei guanti. Qua si parla di guanti in lattice, perciò non è che il vetro non entra. Quindi utilizzate delle pinzette e piano piano togliete il vetro e buttatelo. Attenzione veramente perché se casca si riduce a mille pezzi. Dopo il cotone, come potete vedere, utilizzo una di quelle pezzette per gli occhiali e sto lì a lucidare il più possibile perché si creano comunque quei piccoli granelli di polvere sulla superficie. Deve essere perfettamente pulita. Se capita, pazienza, però nel limite del possibile dovete fare in modo che lo schermo sia pulitissimo. Ci vuole un attimo perché il granello di polvere casca sullo schermo. Spesso capita proprio quando si è tolta la pellicola dal vetro di protezione, si va a mettere sopra, ecco fatto, il granellino che entra dentro non si sa come e rovina il lavoro. Ripeto, finché è un cellulare nostro di casa, tranquillamente si può lasciare quel granellino, pazienza, si noterà giusto quando il cellulare è spento. Ecco, vedete, ripasso più volte proprio perché mi è cascata della polvere sopra. Intendo cascata, si è appoggiato un granellino in qualche punto. Ora ancora ho la custodia sotto, vedete? Fra un po', prima di mettere la pellicola, la tolgo, ridò una piccola pulita, perché tanto nel frattempo che uno toglie e muove lo smartphone, ricasca altra polvere. Parliamo sempre di granellini. Io sono sempre pronto a mettere la pellicola e a togliere prima ovviamente la protezione. Una volta quando c'erano le pellicole, quelle leggere, non queste in vetro, c'era un altro metodo per poterla applicare. Si toglieva piano piano la protezione e poi mentre si applicava si toglieva da sotto la protezione e si andava ad adagiare piano piano
sullo smartphone, sullo schermo. In questo caso il vetro deve essere messo tutto insieme. Quindi bisogna togliere la pellicoletta che protegge la parte che va a contatto con lo schermo e poi con quattro dita si prende bene la posizione vicino allo smartphone e si adagia. E lentamente aderisce in automatico. Ora tolgo la custodia dello smartphone, quella in silicone, in modo tale da pulire meglio i bordi. Continuo a pulire per bene tutto quanto, controllo che non ci siano granelli di polvere. Adesso ho tolto la pellicola dallo schermo. Purtroppo più tempo si tiene il vetro senza la pellicola di protezione, più c'è rischio che s'appoggi della polvere direttamente sotto il vetrino, prima ancora di metterlo sullo smartphone, sullo schermo. Ecco, potete vedere le quattro dita. Si prende bene la posizione e poi si lascia andare il vetro. Vedete, aderisce in automatico. Poi ovviamente si aiuta con la solita pezzetta, soprattutto ai bordi, magari non aderisce subito perfettamente. Sempre nella speranza che non ci siano granelli di polvere che diano fastidio, però in questo caso mi è andata benissimo. Ovviamente se acquistate un kit nuovo, quindi con i vetrini, un vetrino, due vetrini, spesso ne danno di più, potete vedere qualche link in descrizione che vi lascio. Ci sono le pezzette che facilitano il lavoro e danno anche un effetto antistatico in modo tale che per qualche secondo non si appoggerà la polvere, almeno questo in teoria. Io vi ringrazio tanto per l'attenzione, mi raccomando iscrivetevi al canale, magari mettete un like, condividete e noi ci vediamo al prossimo video.